Ma che mi ha detto la testa a me con sto gallo di vestirmi di nero? Ma che mi ha detto la testa a me con sto gallo di mangiarmi i fritti? Eh sì, perché ci ho avuto sta brillante idea di fare una bella puntata sui fritti. Poi dove? A Milano. Perché? Non lo so. Infatti ho fatto una piccola ricerca e i fritti, le friggitorie sono cose tipicamente del centro-sud, da Roma in giù. Al nord non c'è sta cultura del fritto in maniera quantomeno verticale da street food. Ho fatto quindi una ricerca e indovinate che cosa è uscito? Niente, poca roba, un paio di posti interessanti. Due friggitorie interessanti, indovinate di che tipo? Una di Napoli e una di Roma. Ben quotate su Google, 4.9 tutte e due. Allora, comunque, mi sono curiosito, ho detto dai va. Nonostante il callo, nonostante il mio disagio oggi, famo questo episodio dei fritti su Milano. Quindi, fritti criminali del sud a Milano. A base di... penso pizza fritta e supplì, a sto punto, mi viene da dire. Andiamo, va. Il primo posto sta qua vicino, 400 metri più là. Questo dovrebbe essere Naviglio. Io ho parcheggiato lontano, ma dove ho trovato posto? Non me la so rischiato. Ho visto un posto, ho detto, guarda, questo mi va bene. Ma contento, se la famo a piedi. Il primo posto è quello napoletano. Andiamo a vedere che dice. Eccolo, il primo. Magni e fugli. Mangia e fuggi sarebbe, credo. Pizza fritta e friggitoria. Verticale. Via Evangelista Torricelli 21. Entriamo subito nel vivo del video, va? E del fritto. Beh, non sapete dove ho appoggiata la telecamera? Messa proprio male male male. Solo che se la mettevo meglio dall'altra parte stavo in controluce e non si vedeva niente. Comunque ho preso un sacco di roba, raga. Ho speso 17,50 euro. Non ho lo scontrino da farvi vedere, ma perché io ho lasciato io lì vicino alla cassa, perché ha fatto lo scontrino, l'ha appoggiato vicino alla cassa, ma date resto non l'ho preso. Dal menù sembrerebbe una vera friggitoria napoletana, perché fanno dalle pizze fritte alle montanare grandi con vari ripieni e vari gusti, le pizze fritte con vari ripieni, le montanare diverse, e poi fanno tutta una serie di fritti, tra cui la palla di riso, la crocchè, la frittatina di pasta. E quindi io che cosa ho fatto? Ho visto che c'era un tris di montanarine a menù a 7 euro e quindi ho preso quelle, ovviamente più piccoline magari di quella che puoi prendere grande, però appunto così le assaggi tutte e tre diverse. Eccole qua, mo ve le faccio vedere meglio. E poi che cosa ho preso? Poi ho preso la palla di riso, la frittatina e la crocchè. Cominciamo con queste montanarine. Allora, la prima vedo burrata e pesto, eccola qui. Allora, la frittura è molto chiara e al tatto mi sembra bella, non è affatto male. Ed è buona. Fatto male, raga, c'ha un bel impasto, guardate, ed è fritta bene. È simpatica sta montanara, molto meglio di tante mangiate in giro così a caso. Raga, ma buona buona. Questa dovrebbe essere quella col sugo e parmigiano. Questa magari senza tutta la burrata sopra riesco a spaccarvela. Sì, e a farvi vedere l'interno, che non è affatto male. È buona, raga. C'è proprio un bel impasto. Allora, non è particolarmente scioglievole, non sto dicendo che non è scioglievole, ho detto che non è particolarmente scioglievole, però l'impasto è molto buono, la frittura è fatta bene ed è una montanarina da 9, regà. Questa qui è pomodoro e provola? Credo di sì. Buona, regà, nulla da dire. Comunque l'impasto rimane scioglievole, la frittura è perfetta. Se proprio proprio devo rompere scatole,
La burrata sulla prima aveva, diciamo, condito bene la montanarina. Le altre due c'è proprio uno spruzzetto di pomodoro e un po' di formaggio. Quindi mangi molta pasta fritta e poco condimento. Quindi forse io metterei un cucchiaino in più di sugo. Però, regà, per il resto nulla da dire. Ok, scusate regà, mi sono dovuto spostare perché mi ero messo proprio male, la telecamera infatti è arrivata una botta di vento che l'ha fatta cadere. Veniamo a noi quindi col resto. Io davo per scontato con la testa di prendere la pizza fritta. Invece quando sono entrato dentro ho letto il menù e c'erano tante cose oltre alla frittatina, alla crocchetta, alla palla di riso, appunto le montanarine. Quindi dopo le montanarine ho preso invece che la pizza fritta, mi sono buttato su fritti, diciamo, classici. Poi classici manco per niente, perché mo ve spiego, questa qua in teoria dovrebbe essere la frittatina di pasta, ma la frittatina di pasta non è impanata e fritta così. Poi ecco, mo già a romperla, la panatura mi sembra ottima, ma anche il ripieno, poi perché però c'è le verdure? Frittatina di pasta che verdure? Allora, il formaggio fila, la panatura non si è slegata, è rimasta compatta. È buona pure questa. C'è una bella panatura. La panatura è buona, la frittura pure, è abbastanza asciutta. Il sapore in bocca, il condimento è molto buono, però ripeto, la possiamo classificare come una frittatina napoletana? C'ho qualche dubbio. Palla di riso. Andiamo avanti. Con la palla di riso napoletana, che diciamo è l'arancina napoletana, è il supplì napoletano. Ora, a me qua la panatura mi sembra sempre bella croccante, e fatta bene. Qua c'è qualche pisello, quindi deduco appunto sia al ragù. Il riso lo vedo sodo. Oh, ho sentito la panatura come scrocchia. La panatura scrocchia, eh? Questo è un po' debole di sapore con il ragù. Ma la panatura non c'ha niente da dire. E la frittura rimane asciutta. Quindi magari a trovarle le cose così. Non male. Per finire, la croquet. Oh, la panatura, guarda che ci sa fa, eh. C'è il prosciutto? Sì, prosciutto, salame, quello che è. C'è il formaggio. Qua un po' la panatura si è slegata dalla patata. Però, bella, bella, soda. Croccante, formaggio che fila, le patate sono buone. Buona sta crocchia. Ma sta mangiando tutta. Secondo me questa è una friggitoria napoletana che avrei dovuto incontrare a Napoli. Invece comunque alla fine, soprattutto al centro, ti barcameni per posti per turisti, perché qua abbiamo delle montanare con un impasto da 8,5, fritte bene che rendono da 9. Abbiamo dei fritti con delle panature sulle quali io, nonostante poi siano fine, vedete? Cioè non è quella grossolana che piace a me. Quindi figuriamoci, dove io non ho niente da dire, perché mo a parte un po' sulla crocchetta, ma con le patate è pure mezzo normale. La panatura non è slegata, è croccante, è fritto bene. Quindi, cioè, che vi devo dire? La croquet molto buona, la palla di riso, diciamo il sapore un po' tenue, e la frittatina buonissima, che però non annovero come frittatina, non è una frittatina napoletana, c'ha la panatura. Però io ho mangiato da 9, mo ci stanno queste piccole cose, poi magari una sporcatina, ma proprio ina, in più di pomodoro su quelle montanarine l'avrei gradita, 9 meno meno. Posto valido, anzi che dico valido, validissimo, inaspettato anche, quasi stupito. E mo te voglio,
perché questa è una friggitoria romana, eh. Ho visto, fanno proprio i supplì. Speriamo bene. Speriamo che la romanità sia portata in alto qui a Milano. Beh, una bella zonetta questa. Qui ci sta un'osteria. E lì ci sta Bonnie e Clyde. Friggitoria e sfiziosità romane, via Ludovico Muratori 10. Questa su Google ha lo stesso punteggio della friggitoria napoletana appena visitata, 4.9, che è tanto, però quell'altra si è dimostrata di valore. Vediamo loro, anche perché sulla vetrina c'è scritto, lo leggo da qua, supply is my religion. E se è la religione tua, famo che è la religione di tutti, eh. Sto ad aspettare che mi fa. Ho preso tutti i supplì della loro linea, a parte gli speciali che cambiano, mi sembra di aver capito, quindi ho preso il supplì classico, che però non è quello che ricaglie di pollo, è solo col pomodoro. Supplì amatriciana, supplì cacio e pepe, coi carciofi. San Pietrina Friarielli, lì leggo pure in cartello, Bonnie e Clyde del Sloga al Civico 6. Quindi probabilmente quando uscirà questo video magari avranno già traslocato. Venite qua, non lo trovate. C'è sta il cartello lì, lo leggo, che sta scritto qui. Esce al 6. Ho speso 18 euro. Mo sto aspettando che ci stanno dei ragazzi prima di me. E vediamo un po'. Ma guarda che bel parchetto che ho trovato! Insperato proprio, insperato. Cominciamo subito con la cosa che... gli avevo detto sì, dammi una crocchetta, poi avevo letto che c'era gli ingredienti, mortadella, burrata, gli ho detto no, non la voglio più, però non mi ha sentito e ecco qua. Beh, panatura, bella, mo, speriamo che sia pure buona. Mazza, è buona. Crocchetta di patate. Dentro patate buonissime, panatura ottima, frittura chiara, bella, 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 no, bella e basta. Peccato per l'accostamento che a me non piace, il food porn ci ha abituato a queste burrate con mortadella, con granella di pistacchi che io semplicemente preferisco evitare, più che altro... più che altro perché se mi fai una crocchetta di patate così buona non c'ha bisogno di nient'altro. Che purtroppo secondo me dobbiamo andare contro tendenza e capire tutti quanti che è, molte volte è più buono il gusto semplice piuttosto che quello con mille ingredienti sopra. Qua non so che cosa c'è, non so qual è questo, li apriamo insieme. Allora, sono sicuramente estremamente artigianali. Questo mi sa che è il lingotto con i friarielli e la salsiccia. Guardate che bello. Senti come scrocchia. Ammazza che cucinato che sta dentro. Ma che bel cucinato che c'è dentro con la salsiccia. Con la salsiccia che si va proprio ad amalgamare bene con i friarielli. Come scrocchia sta panatura! Ma poi che è cucinato dentro, raga! Andiamo avanti! Sono bellissimi! Sono bellissimi, costano, perché comunque non stiamo solo a Milano. Stiamo anche nella Milano bene, perché questa è una bella zona di Milano. Ma costano... pure perché sono belle bombe, regà. Belle bombe veramente. Questo qual è? Il cacio e pepe con i carciofi, questo? Eh sì. Vabbè. Allora, qua se proprio devo fare il cacacazzi, il riso, forse per la qualità del riso usata, è un leggermente spappato, però per la qualità della panatura, la qualità del cucinato dentro, la frittura con
l'olio a temperatura giusta che è perfetta. Sti cazzi che non supplì il riso è un po' spappato. Andiamo avanti. Ma raga, poi sono tutti belli, anzi uno più bello dell'altro, guardate. Incredibile sto posto, incredibile. Telefona. Allora, questo qua dovrebbe essere la matriciana. C'è il tocco di guanciale, lo vedete che esce prepotente. Buonissimo. Si sente il guanciale e quindi gli dà sapidità a sto sugo, che è tutt'altro che anemico. Buonissimo. Qua forse per il sugo si è un po' ammorbidita la panatura. Ma regà, cioè sto a cercare veramente dei dettagli che... cioè... mi è da ridere a dirli. Manca l'ultimo. Classico. Ma poi che belle ste panature, grossolane, come ci piacciono a noi, col supplì regolare, fatta a mano, che scrocchia col sugo che è rosso, rosso vero, no rosso per finta, no rosso anemico, è rosso, rosso, rosso come dovrebbe essere. E infatti pure questo è buono. Ammazza quanto è buono pure questo. Ma davvero stiamo a dire. Pure questo col sugo un po' moscio. Ma poi la panatura comunque in bocca scrocchia, quindi... Meravigliosi perché ci abbiamo tutto. Abbiamo l'amore nel fare le cose. Abbiamo supplì artigianali fatti con amore, con una bella panatura, belli irregolari, belli grossi, con un cucinato dentro che è ottimo e si sentono tutte le differenze, cioè si sente la cacio e pepe, si sentono i sughi bene, tutto questo impreziosito da una frittura perfetta, credo in tutto, anche nel cambio d'olio che fanno, bella, chiara, asciutta, non so che dire. Gli unici se devo trovare dei difetti, ma posso anche non trovarli, regà, non è che li devo trovare per forza, però se devo proprio fare le pulci alla cosa, visto che comunque sono romano e che loro sono romani, mi è sembrato proprio di capire, sono quei supplì con i sughi che ovviamente il sugo lo rendeva un po' morbido al tatto il supplì, e la scelta di queste mortadella gaburata, granella di pistacchio, che potremmo tranquillamente farne a meno, soprattutto se parliamo di una crocchetta meravigliosamente buona. Quindi quello io posso recriminare. Il prezzo, allora qui abbiamo, io ho speso, come vi ho fatto vedere prima, però andiamo a vedere voce per voce, 18 euro. Per un supplì classico 3 euro, matriciana 3,50 euro, il San Pietrino con i friarelli 4 euro, la crocchetta di patate con la mortadella burata 4 euro, il supplì cacio e pepe 3,50 euro, per un totale di 18 euro. Quindi altra cosa che posso recriminare è magari i prezzi con 50 centesimi di troppo. Però ripeto, stiamo non solo a Milano ma in una zona bene e comunque sono bombe così, quindi e soprattutto, cioè, ritorniamo a quello che io dico sempre: fammi magna bene, fammi pagare la roba, ma fammi magna bene. E questo è uno di quei casi: tu la roba me l'hai fatta pagare, però io non c'ho niente da dire. Quindi se, cioè, ripeto, se devo fare questo, cioè se devo mettere queste due cagate nel mio voto totale, dando importanza più magari a quel morbido di quei supplì con i sughi, è 10 meno. Ma
No, vabbè, dai, è 10, dai, sono supplì da 10. Bravi ragazzi, orgoglio romano, continuate così. Bonnie e Clyde, 10, pieno. Grazie sempre a voi per vedere i miei video. Ciao.